Buongiorno a tutti, questa è la seconda parte e l'ultima di quello che ho registrato ieri, perché l'avevo già registrato, il fatto sta che si è cancellata, dato che quando incomincio un discorso mi piace finirlo. Allora, io ieri ho detto, ho elencato un sacco di cose vere della nostra realtà, ma oggi vorrei incominciare con un pensiero che ieri mi è sfuggito, ma non mi sono dimenticata però. Il mio, il nostro di tutti gli italiani, gli abbracci a quelli che hanno perso un loro caro, una mamma, un padre, un fratello, uno della famiglia. Ma voi ci pensate che queste povere persone sono morte come i cani? Anzi, i cani, mi scusi tanto di rispetto, muoiono anche meglio. Perché in un ospedale non avere la mano di un figlio, di una figlia, di una moglie, di un marito è la cosa più brutta. Sono morti soli, 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 soli. E poi non sappiamo dove sono andate a finire perché povera gente non sa neanche dove portare un fiore per un loro caro. Mica è una cosa bella questa qui, ragazzi. Ho capito che erano in tanti, tanti morti, per carità. Ma però che un figlio, da una moglie o un marito, non può andare a depositare un fiore a un suo caro, a me mi sembra una cosa un po' assurda. Secondo me, poi può darsi pure che mi sbaglio. Io praticamente ho pensato molto questa notte alla nostra situazione, alla situazione di noi italiani. Molti mi hanno mandato dei messaggi anche privati, si sono complimentati non perché io sono bravo a parlare, perché finalmente sono uno dei tanti che ha sbattuto in faccia la realtà a qualcuno, poi o lo sente o non lo sente, però almeno tra di noi ci sentiamo uniti in questo. Io poi ieri ho citato pure il fatto delle mamme soprattutto che non vanno a lavorare per i loro figli, non sanno come si devono comportare. Allora io ho detto, il mercoledì e il venerdì a Vieste, io parlo di Vieste perché sono di Vieste, penso che lo fanno in tutti i paesi d'Italia, c'è la protezione civile che danno qualcosa per ogni famiglia da mangiare. Molti si vergognano ad andare, non c'è motivo di vergognarsi, la vergogna nella vita è tutt'altro, non questa. Quindi chi non sapesse, andate lì. Io so che dalle 3 alle 6 il pomeriggio, quindi se uno ha bisogno di qualcosa, loro ci aiutano tutti quanti, diciamo. E mo ho letto anche un po' il fatto del bonus che ci vogliono togliere perché calemosine che ci hanno date, chiedo scusa, io ho fatto la terza media, è vero che sono una donna che sono stata sempre in commercio quando lavoravo. Perché adesso purtroppo per motivi di salute non me lo posso più permettere di lavorare. Cioè, se ci hanno dato quelle 30, 40, 50, 100 euro, non a me 100 euro, parlo in generale, diciamo così, glieli vogliono anche togliere perché secondo loro chi supera quell'800, 1000 euro, la scusa, ci vanno lo ha. Cioè, ma che cazzo è questa qua? Tutta una presa in giro per gli italiani. Cioè, tu dai un buono a una famiglia di 100 euro, di 4 persone. Oggi leggiamo, non si devono togliere perché quello guadagnava 800.000 euro. E voi non ce l'avete da per niente, scusate. Che cazzo ci avete dato a fare questi cristiani, sti buoni qua? Eh? Una presa in giro, una caricatura. Non so come diciamo, scusate, un termine, una pigliata per culo. Che poi voglio dire, la gente con quel buono, sì e no, mangiate una settimana, ve lo posso assicurare, sì e no, eh. Perché non è chissà che è stato dato, diciamo, però uno ringrazia Dio che l'ha ricevuto quel piccolo buono, diciamo così. Comunque io ritorno sempre per il fatto dell'estate, perché è una cosa che ci sta a cuore tutti quanti. Come dobbiamo fare, ragazzi? Organizziamoci, andiamo a Roma tutti insieme. Organizziamo un po' la nostra vita, vediamo che risultato abbiamo, perché se siamo uniti. Si dice che l'unione fa la forza. Qualcosa forse otterremo, forse, però almeno ci abbiamo provato. Ma se stiamo ognuno per i fatti nostri, solamente a parlare
E no, e quello, quando ha detto così, quando ha detto a quello, guerra ha detto a quello, cioè non risolviamo niente. Io dico, tutta l'Italia, ci mettiamo d'accordo e andiamo a Roma. Magari ci portiamo anche le chiavi dei locali, le consegniamo a lui, così va a lavorare lui, va a lavorare. Perché questo non è vero, che non è. Cioè io oggi vedo, da ieri che ho parlato nella prima parte, a oggi, mentre giro Facebook, vedo tutti gente disperata, addirittura un parrucchiere mi voglio suicidare. Ma ci rendiamo conto? Cioè, ma ci rendiamo conto di quello che sta accadendo in due paesi nostri, nella nostra bella Italia? Noi abbiamo i posti più belli del mondo. Tutta l'Italia, ma soprattutto non per dire il Gargano è una cosa unica come tanti altri posti, però io adesso parlo del Gargano perché sono, diciamo, pugliese doc. Cioè, noi abbiamo Vieste, Pespici, Mattinata, Rodi, senza fare tanti Manfredonia, abbiamo dei posti bellissimi per venire a fare la vacanza, ma se la gente non ci può muovere, un dagazzai, cioè, non potete spiegarlo un dagazzai se la gente non si può muovere? Ma io mi chiedo, ha detto qualcuno, sì, ma la colpa non è di Conti, la colpa è di chi sta attorno a lui che detta delle leggi, tanto di cappello. Però l'ultima parola è a Conti, cioè lui è quello che proprio decide alla fine. Noi siamo tante campane, però alla fine chi comanda è la campana principale, in questo caso c'è il signor Conti, diciamo così. Che ripeto, io lo voglio bene, lo stimo, è anche un bell'uomo tra l'altro. Adesso come è bello quando fa i dati alle schiave, giacca, cravatta, bene, mi smegge veramente quello che è un uomo di grande potere, perché si nota da tutto, diciamo. Però signor Conte, mi rivolgo ancora una volta a lei, una preghiera vi sto facendo ancora. Faceteci fatica, togliete questo schifo di legge che avete messo, fateci lavorare, perché i punti se ne venivano venene, e se non ne venivano venene. Mo che voi fate tutte queste cose, cosa significa? Ci avete messo in difficoltà noi commercianti, io ripeto, non lavoro, però ho mio figlio, altri della famiglia che hanno le attività, eccetera, e tutte le persone italiane che hanno questa attività, ma non solo questa attività. Anche i negozianti non vanno cassa niente più. Quelli che vendono, gli alimentari che vendono da mangiare, quelli sono stati costretti a tenere aperto perché giustamente devono andare a fare la spesa. Ma vi posso assicurare che i soldi che prendiamo prima non li hanno pigliati mo. Perché la gente se ha 10 euro, non c'è bisogno di tutto insieme. Fa un euro a volte, un euro a volte. Perché sai che quando è finito in zanda cassa e sbatta la capo. Non è come prima, come l'anno scorso, che uno prima di Pasqua si faceva con l'uno o 2 mesi prima perché devono fare le preparazioni locali, in tutti i sensi, se non incominciava la donna, incominciava il marito e viceversa. Ma non ha cominciato neanche migliaia e non marito. Allora mi dica lei, signor Conte, come cazzo hanno mangiato? Questa gente, soprattutto che ha dei bambini piccoli, come ne devono mangiare? Noi abbiamo i figli giovani, che non sanno come devono fare. Non sanno come devono fare. Ma io penso che quest'anno in tutta Italia, dopo la stagione, non so che succederà. Ci saranno più ladri, più delinquenze. Ma non è colpa loro. Perché se un padre non vado a mangiare a figli, hai rubato a mangiare se deve fare non ce ne sta. E non è una bella cosa. Non bisogna condannare quella persona lì, perché quella l'ha fatta per necessità, io non è che lo sto giustificando, però qualsiasi padre e mamma che vede che non ha niente da mangiare per il proprio figlio, fa di tutto, anche farsi arrestare, sì. L'importante è che al figlio non gli manca almeno le cose importanti della vita. Noi non parliamo di lusso, noi parliamo di sopravvivenza. Noi non parliamo di vestiti di Santa Maria, che c'è una metà, quelli che è più belle. Noi parliamo di sopravvivenza, di mangiare per mantenerci e di andare avanti. Ho capito o no? Forse chi non ha provato mai la povertà non può capire,
Ma noi che l'abbiamo provato e stiamo tornando da capo in da porta peggio di prima, sappiamo cosa significa. Sappiamo cosa significa. Un'amica ieri mi ha scritto: Anna, usassi, non credo di Dio, ma ha ragione, perché quando un tenato e poi ce ne fregano un cazzo dell'altro. Ma non è così. La solidarietà, quale sarebbe? Aiutare chi ha bisogno. Vedete veramente chi ha bisogno? Aiutate, non è che dico, ma aiutate la povera gente italiana, la povera gente italiana. Perché è lei che vi paga le tasse, siamo noi che paghiamo tutti i diritti. E i doveri dove cazzo stanno? Dove ne vai qui? Cioè tu, pure che non puoi, dai in mare, che la paghiamo un mezzo. Perché non butta in mare perché hai paga l'IMU, per non sussare di casa, la paga perché non butta. E che mi mangia la casa? Scusatemi, mi devo mangiare la casa. La casa sta fatta 30 anni fa, quando bene o male i soldi ancora circolavano. Adesso non circola più niente, signor Conte. Io ripeto, io la stimo e la voglio bene perché penso che anche per lei non è facile gestire un paese così grande come l'Italia, però deve un po' entrare nei cuori della povera gente. Lei si deve un po' biasimare in queste persone qui. Lei si deve mettere un po' nei panni di queste persone qui. Una in un video ha detto: signor Conte si è messo a casa sua un ospedale per far curare lui e tutta la sua famiglia ancora prendeva sto virus. Io non lo so se è vero o no, perché non ho visto nulla, io ho sentito, come molti sentiranno a me nel video. Però se fosse vero, se fosse vero, sarebbe una vergogna. Per quante gente che è morta che non avevano neanche i guanti per curare gli altri. Quei poveri medici, infermieri. Cioè, uno lavora da lavorare, va a morte. Ma dove sta scritto? Perché non ci sono i guanti, non c'è la mascherina e poi dicono che il signor Conte ha fatto un ospedale a casa sua. Io, signor Conte, non lo so, non ci credo, però l'hanno detto, in alcuni video l'hanno detto. E se fosse vero, dico come quella persona lì si dovrebbe vergognare. Noi diciamo al nostro paese che il di più dà il di meno. Sa che significa, signor Conte? Che se noi abbiamo un pezzo di pane in più, noi vediamo che ha di bisogno. Sì, e c'è di bisogno. Signor Conte, io la prego ancora una volta, perché mi sta a cuore, a me e a tutti gli italiani, di sbloccare tutte queste cazzo di regole che avete messo per noi per poter lavorare. Fate lavorare i nostri figli, fate lavorare tutti quanti. Fate lavorare ai giovani che adesso, già da 2 mesi che stanno fermi. I bar e tutto il resto stanno tutti fermi. Cioè, sti 2 mesi, che cazzo ce la paghi a quelle? Luce, acqua, telefono, il mangiare nelle famiglie. La gente oggi lavora non per mettere da parte, lavora per andare avanti. Perché da parte ormai, signor Conte, almeno noi, non mettiamo un cazzo di niente più. Un puzzo ci è seccato per tutto quanto, ci è seccato un puzzo. Quindi vedete un po' più, con più attenzione, queste regole, questi regolamenti, queste leggi, non so come cazzo di adeci, perché io ripeto, in politica sono zero e ho appena la terza media, non ho l'istruzione che avete voi quando parlate, però io sono così, io sono un po' come mio padre faceva il programma alla radio che si chiamava A Modo Mio, e così io tra ieri e oggi sto facendo un discorso a tutti quanti A Modo Mio. Non me ne fregano un cazzo che parlo per schicciano nell'italiano, io sono così. A me quello che mi interessa è che va all'orecchio di qualcuno che ci deve aiutare. Sapete che significa aiutare? Sapete che significa aiutare? Voi vedete la gente disperata. Ma voi la vedete la gente disperata? Ieri in Barbero d'Urso c'era una signora che si è messa a urlare come una pazza, poverina.
Io il 25 apro, non so se era un'estetista, una parrucchiere, non sono stata attenta. Era disperata perché non poteva più andare avanti con i soldi. Ma ci dobbiamo vergognare che uno, dopo che ha fatto tanti sacrifici con l'attività, viene il governo e ci mette delle leggi a casa nostra. Cioè, tu vieni a comandare a casa mia. Io mi sono fatto un locale per dire, mi sono fatta una parrucchiere tanti anni fa, fino adesso è tutto a posto, mo vieni tu. No, devi cambiare tutto, perché così, 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 così. Ehi, mamma fatica, eh? O c'è una scannata? Perché se ci vai dalla fame qualcosa di brutto deve succedere, signor Conte. I nostri genitori non ci hanno fatto mancare il pane, ma i nostri nonni hanno patito anche la fame. Non vorremmo arrivare a quel punto. Perché mentre loro erano abituati a quel tipo di vita, noi purtroppo ci siamo abituati a un tenore di vita, non dico da signore, perché non ci potevamo mai permettere, ma anche prima ci potevamo permettere, però dove l'indispensabile nelle nostre case non ci è mai mancato. Invece adesso no, adesso ci manca tutto, signor Conte. Va a vedere un po' quei bambini che vanno con le mani, con le mamme, col papà, che guardano le vetrine, guardano. Ma non adesso, già prima che succedeva il fatto del virus. Cioè noi nel meridione abbiamo passato un inverno di merda, perché non c'era un giorno di lavoro. Quelle poche olive che stavano. Non era per l'italiano, non aggiungo altro perché non sono razzista. Un pescatore d'inverno, neanche di Newcastle, il comare sta sempre agitato. Troppa trovare qualche giornata buona. Perché questi sono i lavori che ci offre il meridione a noi qui. Non abbiamo fabbriche, non abbiamo niente. Cioè nessuno si è mai preoccupato che aveva i soldi di aprire qualcosa anche per noi meridionale, che come dicono qualcuno, non vogliamo fare un cazzo. Ma tanto ce lo faccio con una decina di volte. Cioè, signor Conte, io sinceramente sono molto dispiaciuto, ma non tanto per la mia situazione, per la situazione dei nostri figli. Dei nostri figli, perché sono tanti giovani che non sanno come fare. Non sanno come fare, signor Conte. Intanto le tasse arrivano, i pagamenti arrivano. E come ci fa a pagarle? Come si fa a pagare, signor Conte? Se non c'è un minimo di entrate in una famiglia, non dico assai, un minimo di entrate, come cavolo si fa? Come si fa? Tutti questi anziani che sono morti, ormai la pensione diciamo, l'ha lasciata lo Stato, quei soldi là di quegli anziani che sono morti, mi scusate la mia sfacciataggine. Dateci le purette che quelli là dall'altro mondo sono pure più contenti che dalla loro morte hanno fatto una cosa buona, hanno donato senza saperlo, senza volerlo, alle persone che avevano di bisogno la loro pensione. Ma dato che uno è più umano, più tenero, più buono, non potrà mai essere così. Mai. Tutti morti, tutti gli anziani, ho saputo la maggior parte che sono morti, cioè più anziani che... Ma come mai? E poi c'è un'altra cosa che devo dire, poi devo chiudere perché sto incazzato per il mondo. Ma come mai prima di sto cazzo di virus si moriva di tumore, si moriva di tante altre malattie? Ma da quando esce questo virus non esiste più tumore, non esistono malattie, si muore solo di coronavirus. Allora tutte queste malattie che stavano prima sono sparite. Quindi quando non c'è stato questo virus... Non mi ha più nessuno per cancro, per altre malattie, no? E no, perché se stanno a morire, non morivano anche tanto. Cioè, qualsiasi cosa sono morti con il virus. Coronavirus. Prima di coronavirus ci muore tutto Mauro. Forse così è sparito tutto. Ben venga, almeno dopo questo virus non moriamo più nessuno di questa malattia, moriamo di vecchiaia. Ma vedi una botta che ce l'ho capita in un paese nostro, un paese così bello. Un paese così bello. Torno a quei tavolini che, dei ristoranti che si devono mettere a 2 metri. Ma scusatemi, voi che siete più intelligenti di me. Ma che cazzo di estetica la Madonna è locale? Cioè l'estetica dov'è? Ai bar l'estetica dov'è?
Perché la gente vede le cose belle e vuole entrare. Ma se vedi queste cose, anche se lo sai che non è colpa nostra, l'estetica di un posto dove, la bellezza di un posto dove noi dovremmo lavorare con le mascherine, quando noi siamo abituati, ripeto, io non lavoro perché ho i miei problemi, non posso purtroppo andare a lavorare, già ho lavorato prima. Cioè uno per dire arriva un